nazisti. Su Marte, rosso pianeta, bolscevico e traditor. Avete riconosciuto? Ma sì, è proprio lui, Andrea Purgatori, giornalista di regime, sceneggiatore, saggista, financo attore. Nel film di Guzzanti è in camicia nera e con i suoi camerati vuole spugnare Marte. Ragazzi, ma come si fa a commentare sta roba? Che cosa volete che dica? Marte è fascista. Un manipolo di eroi, Fecchia, Pini, Barbagli, Freghiera e Santo Dio. Fecchia, l'impavido atleta di mille imprese. Me ne frego, dice, e paonazzo ma non domo, incita i camerati a seguire il suo esempio. Freghiera, che porta il busto del duce, si volta per dar luce al sempiternamente fulgido esempio. Vi rendete conto che io ho una credibilità, cioè io parlo della storia, anche misteri, cioè questa è una roba che mi rovina per tutto il resto della mia esistenza. Ma... convinto d'essere il possente demiurgo della mitica Atlantide, Purgatori non riesce a celare la sua recondita nostalgia per i colpi di Stato. Ed è così che dal galattico golpe fascista su Marte è scivolato su quello dell'Italo Suol, attribuito al principe Junio Valerio Borghese. Quel Tora Tora fu anche un omaggio a Sun Tzu, il mitico maestro e stratega delle arti militari, dal quale il principe traeva ispirazione per la pugna al brillar delle stelle vegliate dal periglio della morte e con la rosa in bocca. La presenza, come io racconto in questa ricostruzione, di mani straniere, in particolare quelle americane. Purgatori cerca trame infernali e lo fa con l'incenso della calunnia, ma in realtà sogna il paradiso, quello rosso, quello del capo partigiano di Ravenna Arrigo Boldrini, detto Bulov, parlamentare comunista, braccio militare del PC, promotore con i soldi sovietici della golpista Gladio Rossa. Inusitate accuse di trame golpiste che si conclusero nel 1986 con l'assoluzione definitiva di tutti gli imputati. Di quella notte, del 7 dicembre 1970, rimase solo un suo manoscritto che altro non era che un pensiero d'amore di anelita patriottica speranza. Possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli per intenderci che volevano asservire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Soldati di terra, di mare e dell'aria, forze dell'ordine, a voi affidiamo la difesa della patria e il ristabilimento dell'ordine interno. Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso tricolore, vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno d'amore. Italia, Italia, viva l'Italia!